Perfetto, sì, grazie. La redazione è molto efficiente, a volte anche un po' invadente. Benvenuti tutti al telegiornale degli animali. Allora, uno sguardo sul mondo e ringraziamo l'agenzia GEA Press, che è una vera miniera di notizie. Cominciamo dall'Europa, dalla Norvegia. Mozione a sorpresa nel congresso del Partito Laburista. La maggioranza dei delegati ha votato a favore della graduale riconversione degli allevamenti di animali da pelliccia. Il Partito Laburista, lo ricordiamo, ha vinto recentemente le elezioni e quindi adesso bisognerà dare, da parte di questo partito di governo, dare seguito a questa mozione. La domanda che sorge spontanea è: e noi? Tanti anni fa ci sono state iniziative, io stessa avevo presentato in Parlamento una proposta di legge per chiudere nel nostro paese gli allevamenti di animali da pelliccia. C'è stato un notevole contenzioso in Parlamento, poi purtroppo tutto si è bloccato. Ricordiamo, e ce lo ricorda GEA Press, che in Norvegia ci sono circa 300 allevamenti di animali da pelliccia. Ma passiamo alla Bolivia, notizia del 13 di aprile. I primi 8 leoni provenienti dai circhi boliviani hanno intrapreso un viaggio verso un destino migliore. Sono stati trasportati negli Stati Uniti dall'associazione Animal Defenders International. E sono la prima parte di un gruppo di 25 felini che, dopo l'approvazione da parte della Bolivia della legge, complimenti, che abolisce l'uso degli animali nei circhi, e la prima parte di questi animali, di questi grandi felini, che avranno appunto una semi-libertà. E noi, potrei dire per la seconda volta, si parla da tanti anni nel nostro paese di abolire i circhi con gli animali, e quindi dovremmo anche prendere esempio da parte della Bolivia. Bene, ma passiamo, andiamo ancora più lontano, andiamo in India. Una donna bracconiere o bracconiera, ma infatti non ho mai sentito il femminile, questa era una buona abitudine linguistica, però evidentemente ci sono anche le donne che fanno bracconaggio. In India questa donna trentenne ha ucciso una tigre, che è animale protetto, ed è stata condannata senza condizionale a 5 anni e 3 mesi. Un bel esempio di applicazione della pena anche per quanto riguarda chi in Italia purtroppo ancora pratica il bracconaggio, e sono tanti, dalle valli del Bresciano fino allo stretto di Messina. In Bulgaria, torniamo più vicino a noi, sono state inasprite le pene sui maltrattamenti praticati sugli animali, e questa è una buona notizia. Ma adesso guardiamo un po' quello che può essere il futuro del Danubio. Dovremmo fare tutti, Dori Grisone, un bel viaggio sul Danubio. L'UNESCO vuole istituire, sì, il regista mi guarda preoccupato, perché Grisone è veramente, come dire, un cane acquatico, se posso usare questo termine, e ogni pozza d'acqua, ogni palude, ogni fiume, ogni lago, ogni mare esercita su di lui un'attrazione fatale. Va bene, Grisone, ne parliamo prima di partire. Dicevo, Danubio e UNESCO. L'UNESCO vuole istituire il più grande parco fluviale europeo nell'area del grande fiume Danubio. Austria, Croazia, Ungheria, Serbia, Slovenia, tutti questi paesi protagonisti per l'istituzione di un'area protetta con una strepitosa fauna e strepitosa flora, 800.000 ettari. Questa si chiama economia verde, green economy, fuori dalle solite parole che ci hanno anche stancato dei convegni. Questo significa un grande atto dell'Europa concreto, con una grandissima attrazione turistica. Vediamo, avete visto, la nostra redazione ha preparato addirittura degli estratti delle notizie. Ma parliamo anche di Giappone. Di Giappone, perché non possiamo assolutamente avere la memoria corta, e parliamo di Fukushima, della centrale, e è stato elevato come classificazione a livello 7
l'evento che ha visto tutto il mondo con il fiato sospeso, le contaminazioni radioattive, le esplosioni dei reattori a Fukushima dopo il terremoto, dopo lo tsunami. E a questo proposito vi voglio fare una segnalazione, perché domenica 17 aprile ci sarà una catena umana a casa nostra, vale a dire a Borgo Sabotino, Latina, intorno alla centrale, quella che dovrebbe avere nuova vita, per carità, se andasse avanti il rispolverare la scelta nucleare. Vi ricordo che 20 anni fa gli italiani hanno detto fermiamo il nucleare, e che questo che ancora possiamo dire nei referendum che si terranno il 12 e 13 di giugno, votando sì, fermiamo il nucleare. E tra pochi giorni sarà anche l'anniversario di Chernobyl, il terribile evento, terribile catastrofe nucleare, era il 26 aprile del 1986. Quindi chi vuole andare a fare la catena umana può trovare anche su internet questa segnalazione. È quasi Pasqua, ripetiamo a voce più alta che mai, no alla strage degli agnelli. Ogni anno 5 milioni di giovanissimi animali, di animali bambini, lasciatemeli chiamare proprio così, agnelli ma anche capretti, vengono ammazzati per imbandire le tavole di Pasqua, vengono sgozzati dopo spesso anche lunghissimi viaggi, con le privazioni, con l'ansia, separati dalle loro madri. Non sono patetica, dico semplicemente la verità. E allora le associazioni animaliste, è vero Dorigara, le associazioni animaliste sono tutte in mobilitazione. L'Ente Nazionale Protezione Animali conduce ogni anno una campagna contro la strage degli agnelli, e la Lega Antivivisezione, tutti ci invitano a fare una mobilitazione anche tra le persone che conosciamo. Passate parola, si possono mangiare tante altre cose, viva il vegetarianesimo, salviamo i nostri dolcissimi giovani animali. Agnus Dei, Agnus Dei, e come possiamo permettere invece questa strage? Ma Pasqua è anche l'uovo, l'uovo di Pasqua, non di cioccolato ma biologico, ve lo ricordo sempre, il telegiornale degli animali ne parla spesso. E continua la campagna della LAV, la Lega Antivivisezione, perché non ci siano slittamenti nell'applicazione della direttiva che abolisce le torture alle galline ovaiole. A questo proposito la LAV ci segnala che i NASI, nuclei antisofisticazione, hanno sequestrato nel nostro paese negli ultimi tempi, attraverso un'azione di controllo, più di 1 milione di galline ovaiole, e in quanto i poveri animali venivano tenuti in una condizione mostruosa, sovraffollamento, le gabbie una sopra l'altra, stipate le povere galline in ogni gabbia, con difficoltà anche a respirare e a raggiungere l'acqua, e naturalmente imbottite di antibiotici, perché così sono animali così fragili. Ma chi mangia queste uova mangia anche il dolore di questi animali. Viva le galline in libertà, viva le uova biologiche, viva una Pasqua vegetariana. Possiamo fare pace con il mondo? E un'ultima nota. Grisone, non sta bene che nel telegiornale degli animali, grattando sul fondo, ecco, tu faccia una vera e propria azione di boicottaggio.